Il pericolo licenziamento finora era stato aggirato, ma adesso, più incombente che mai, torna ad affliggere i lavoratori della CMS, azienda casertana dei trasporti. Non sono passati nemmeno 4 mesi che il commissario Francesco Fimmanò apre una nuova procedura di messa in mobilità per 140 dei 148 addetti già destinati a lasciare il servizio alla fine del 2011. Solo in 8, quelli non colpiti dalla scure dei tagli, avevano i requisiti per il trattamento di quiescenza. Si tratta di una decisione obbligata, un provvedimento avviato per cautelarsi dal rischio di fallimento in un momento dominato dall'incertezza sul futuro dell'azienda. Questa è la motivazione addotta ieri dal commissario nell'atto di comunicazione della misura alle parti sociali. L'unico spiraglio di luce è costituito dall'ipotesi, al vaglio dell'assessorato regionale competente, di concedere o prorogare nel 2012 gli ammortizzatori sociali per tutte le ditte di trasporto pubblico, considerata la profonda crisi in cui versa il settore, ma per il momento i dipendenti della CMS in cassa integrazione soffrono per i ritardi nel pagamento delle competenze, guardano con ansia al nuovo piano provinciale dei trasporti che tarda ad essere definito, recepiscono le forti preoccupazioni dei sindacati, i quali ipotizzano nel brevissimo periodo una resa dei conti finale con il commissario sulle reali possibilità di salvezza della ditta.